Ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo video di Pokémon Diamante Lucente. Nello scorso episodio abbiamo sconfitto il capo palestra Pedro, guadagnandoci così la prima medaglia della regione di Sinnoh. Oggi, con una nuova forza ritrovata e con anche la MN Spaccaroccia in nostro possesso, o meglio, il potere di usare la MN Spaccaroccia, possiamo abbattere i sassi che ci bloccano la strada. E magari, perché no, anche andare di qua. Magari non si può proseguire più di tanto, ma finché si può, si va. Bene, a grafica l'avrete sicuramente visto. Ho messo Chimchar e Turtwig in squadra. Me li sono passati appunto dalla versione di Perla. L'ho detto che l'avrei fatto, quindi non è che è un segreto. E i nomi sono Anasia per Chimchar, che è una femmina. E Anasia, o Anasia, è la principessa Saiyan di una fanfiction di Dragon Ball. Quindi non è canonica, ma dato che mi piaceva talmente tanto il nome, ho detto Chimchar femmina, nome bellissimo, mischiamoli. Tra l'altro, per prendere Chimchar femmina, o meglio, uno degli starter di Sinnoh femmina è una su 8 o 9 volte, quindi non è proprio facile. Mentre per Turtwig Nugua, che sembra un nome stupido, in realtà ha un significato particolare dietro. Nugua viene dalla mitologia cinese, è uno dei primogenitori che ha sorretto i monti imperfetti con le zampe di una tartaruga. Turtwig è una tartaruga, fa da sé che il nome è Nugua. Bellissimo, no? Insomma, la lore dietro i nomi c'era lore, quindi non è che mi invento nomi a caso. Oh, bellissimo ricordarsi questo posto maledetto. Il Monte Corona. Che piaga che è il Monte Corona. Guarda questo, ehi! Ciao, ma questo qui avrà dei Pokémon fortissimi, probabilmente. Per quanto riguarda invece il livello di Nugua e Anasia, livello 8, non è che non li ho voluti passare al livello 10 o anche più alto, ma è che arrivato alla prima città ero al livello 8 e quindi ho detto ok, li passo al livello 8. Così, semplicemente. Tu? Non mi puoi sfidarmi? Ok. Allora niente, raccolgo lo strumento e me ne vado. Polvo stella, questa si rivende ovviamente. Dunque, esploro un altro pochettino, ma più di tanto non possiamo fare perché ci vuole la bici. Quindi sarebbe più saggio andare a Evopoli, prendere la bici e poi tornare qui, ma giusto per completismo. Dunque, possiamo prendere anche questo strumento che contiene... Oh, MT70 Flash, molto buona. Non che magari la userò mai, però almeno ce l'ho. La prossima tappa, ragazzi, non sarà Evopoli, ma sarà Giardin Fiorito. Quindi direi di incamminarci. Bene. I miei Pokémon sono abbastanza cari. Ah, qui ancora non posso prendere il dono segreto. Ti levi, per favore. E dai, fammi prendere il dono segreto. Uffa. Ciao, professor Rowan. Questi canaglie fanno dei discorsi assurdi. Le loro parole non mi vanno giù. Insegnagli le buone maniere, ti prego. A suon di botte, come? Oh, professore Pokémon, non faccia tanto il difficile. Da uomo d'affari a uomo d'affari, ci consegni i risultati delle sue ricerche. In cambio le promettiamo che lasceremo in pace la sua assistente. Link, lottiamo insieme e diamo una bella lezione a questi delinquenti. Recluta e recluta, mandano in campo Zubat e Barnpole. Oh, Barnpolino. La cosa bella è che loro hanno il riflesso, ma Lucinda no, perché, beh, avrebbe solo le mutande sotto. È una cosa che hanno pensato. Comunque, il dono segreto bisogna inserire, parlare con il direttore di Giubileo TV, e quando ti chiede qual è il tuo programma preferito, tu rispondi chiunque felice, Wi-Fi connection, e vi darà l'opzione di dono segreto, come accadeva nei vecchi giochi. La battaglia è in furia, ma noi siamo molto più forti. Guarda, tu sconfiggi Zubat lì, io uso... Ma non potevi farlo prima, intelligentona? Ah, Lucinda, che cosa devo fare con te? Ok, livelli ci siamo? Oddio, acti per arrivare al 16? Ce ne vorrà con gli allenatori. Perché appunto ho detto non farò Gotta Catch and Maul e non combatterò contro tutti i selvaggi perché... Selvatici, non selvaggi, contro i selvatici perché sennò si sale che è una bellezza.
Ma com'è possibile? Da quando in qua perdiamo contro i bambini noi due? Niente da fare, è ora di ritirarsi, questa missione è un fallimento. Il team Galassia su Pokémon La Grande Avventura viene dipinto in maniera molto diversa. C'è Cyrus con i suoi generali e Plutinio, che sono appunto le menti del team Galassia, mentre le reclute sono comandate come delle macchine. Ed è bellissima sta cosa, invece qui hanno molta più personalità, sono più umani che automa. Non abbiamo altra scelta, per ora ci ritiriamo. Il team Galassia sarà clemente questa volta. Ma chiamate il vostro capo. Quei manigoldi hanno anche un nome. Come hanno detto, Team Galassia? È vero che quando si evolvono i Pokémon sprigionano dell'energia, ma è un'energia misteriosa che noi esseri umani non possiamo controllare. Pare che il Team Galassia la voglia sfruttare per qualche bieco fine. Comunque, ben fatto, Link. Guardando voi allenatori lottare fianco a fianco con i Pokémon, beh, mi rendo conto di aver fatto bene ad affidarvi il Pokédex. Lo sapevi, Link? Il professore studia anche l'evoluzione dei Pokémon. Beh, anche il professor Helm. In teoria lui è l'autorità sull'evoluzione. Secondo le sue ricerche, circa il 90% delle specie di Pokémon è legato in qualche modo al fenomeno dell'evoluzione. Ci devono essere Pokémon che si evolvono in modo del tutto inaspettato, specialmente in queste versioni di gioco, o meglio, in Diamante e Perla, nella quarta gen, non in queste versioni in particolare. Il nostro aiuto è prezioso, Link. Dobbiamo continuare a riempire Pokédex per aiutare i professori con le sue ricerche. Va bene, mi fa molto piacere. Oh, hello? Cosa? Come ci sei riuscito? Sei un vero portento. Quei ragazzi si davano tante arie, ma tu li hai polverizzati. Mi hai fatto tirare un sospiro di sollievo. Io mi chiamo Bebe e gestisco i PC a Poripoli, una città che si trova più avanti. Veniva a parlarci lei? Qui? Per ringraziarti di questo bello spettacolo, fare in modo che tu possa accedere ai box Pokémon da qualsiasi luogo in cui ti trovi. E poi ti regalo anche queste capsule. Ti voglio bene, Bebe, sei la mia programmatrice per PC Pokémon preferita ora. Grazie. Con il Decoraball puoi decorare le capsule attaccandoci dei bolli. Ah, già da adesso, quindi. E poi puoi assegnarle alle Pokéball dei tuoi Pokémon preferiti. Vedrai che effetti quando le lanci. Applicando i bolli, poi, puoi avere dei vantaggi anche nelle Super Gare Show, gli spettacoli che fanno a Quaripoli, la città dove sto io. Insomma, ti consiglio di raccoglierne più che puoi. Ci vediamo. Ma io mi ricordo che veramente qui ci veniva dato il... Andiamo a fare questa Wi-Fi connection. Ci veniva dato il box chic con tutte quante le cose dentro. L'angolo lotteria Pokémon. Oh, sì, dato che ho due Pokémon scambiati potrei riuscirci. 26303. Ok, controlla. Qui si può fare ogni giorno. E se prendete il numero perfetto... potete prendere una Master Ball aggiuntiva. Ok, possiamo vedere le capsule dei capi palestra qui sopra Giubilo TV. Allora, mi pare che qui ci sia la stanza per andare a vedere come abbiamo decorato i Pokémon. E... ok, no, quindi se clicco sulla foto del capo palestra che ho sconfitto, mi fa applicare i bolli. Per il momento non c'è niente, a parte Pedro perché è l'unico che ho sconfitto. E in grafica anche lo si può vedere. Dov'è il direttore di questo posto? La star di domani? Sei tu! Tre bolli, bollicine A. Ma che bello. Ah, quindi quando le caccio fanno la lettera A con le bollicine. È ovvio. Il direttore è questo? Un produttore televisivo. Ok. Sì. Sondaggio d'opinione. C'è un programma che ti piace in particolare? Chissà per chi è scritta grande, chiunque felice Wi-Fi connection. Se conosci queste parole, vuol dire che sei proprio un intenditore. Tu sei un allenatore, no? Sai cosa? Parlerò io con le persone giuste e farò in modo che tu possa ricevere dei regali. Eccolo qua. Tramite internet è il primo dono che prenderemo oggi. Scusate, sto gemmando con la musichetta. Allora, uovo di Manafi è il primo dono che prenderemo. Oggi ragazzi questo episodio sarà all'insegna dei doni, perché a Giardin Fiorito altri due doni. Sì. Oggi solo doni ragazzi, episodio un po' extra diciamo. L'uovo di Manafi, bello.
proprio come in Pokémon Ranger. Infatti, se si collegava Pokémon Ranger ricevuto il 30 novembre. No, non è il 30 novembre oggi. Time Travel su Animal Crossing, lo so, scusate. E i vestiti che non so però. Ah, questi li possiamo prendere a Rupepoli. A Rupepoli c'è la boutique al posto del casinò. Gioco d'azzardo e bambini non vanno d'accordo, Questi non li vediamo perché, beh, sono astratti. Look Platino. Oh, che bello! Allora, potrei anche mettere i codici che mi sono arrivati con l'edizione doppia per 100 Pokéball, però no. Sinceramente no. Ah, ma poi ci dice anche l'obiettivo. Barry è andato ai Vopoli. Va bene, vediamo un attimino qui sopra cos'altro c'è. Il tetto. Lei è la guida turistica? Chiunque può partecipare. Ma solo uno può vincere. E questo cos'è? Va bene. Ah, ma ci sono le bevande? Ma come, non posso prenderle? Cioè, il direttore esecutivo ha le bevande, ma noi no. Per prendere poi il luogo di Manafi bisogna arrivare a Flemminia. Flemminia si trova... ci vuole un altro po' di strada per arrivare a Flemminia. Non è proprio un tiro di schioppo da qui. Ci vuole il suo bel tempo per arrivare. Ok. Ok, qui altri allenatori, poi arriviamo a Giardin Fiorito. Oh, mi sembra un po' di Boruccio. Lottiamo, dai, Cendrapiano. Sciocchina. Io ti distruggo, invece. Con il mio... No, davanti ho Vux, non ho né Chimchar né Tartig. La cosa bella è che oggi è venerdì, io ho iniziato ieri a registrare, e ho letto già decine di commenti della gente che si lamenta del condivido esperienza, che alla prima palestra sono già a livello 20. Io neanche ce ne ho uno al 16, ancora devo fare evolvere i primo Pokémon, e quelli già al 20 si lamentano che hanno i Pokémon al 20 alla prima palestra. Vabbè, io ragazzi non so come... sia possibile, ma magari giocano molto più di me, catturano tutti quanti i Pokémon, allenano tutto, cioè, non lo so. Vincerò con i Pokémon che mi ha dato mio papà. Erminio. Vediamo che ti ha dato, Magikarp. Tuo padre ti vuole bene, vero? Con un Magikarp. Vabbè, questa è preparata, dai, è ovvio. Ma guarda quanto è contento lui! Sì, vai, muori Magikarp! Soddisfatto tu, bimbo. Starly, mamma mia, devastato proprio. L'abbiamo aperto come una patata. Non ha senso, come una cozza sarebbe meglio. Ma questi Pokémon me li ha dati mio papà. E non ti vuole bene tuo padre. Dovresti capirlo. Chi ti ha dato il tuo primo Pokémon? Un mio amico, veramente. Se vogliamo parlare di giochi Pokémon, un mio... no, amico, però compagno di scuola. Ci prestavamo i giochi da bambini. Mi ha dato... Pokémon Oro. Praticamente, quando non avevo ancora un gioco Pokémon, avevo solo il Game Boy con Donkey Kong Land 2. Dunque, ho perso il filo del discorso, ma ho ricevuto un messaggio truffa che mi dice che Media Asset mi ha mandato un messaggio perché sono affiliato a loro. Non ho idea di chi siano. Comunque, non mi ricordo quello che stavo dicendo, quindi andiamo avanti. Oddio, mi sembrava una Pokéball quella. In quella caverna ci sono dei massi che bloccano la strada. Piccoletto, fatti da parte. C'è Andralink che ci pensa a rompere tutto. Prima a rompere le palpebre. Dunque, andare di qua non serve a nulla per il momento, però giusto per il sake of completismo. Vabbè, la Pokéball, Andralink, Rocciotomba, non c'è niente di qua, Giusto tanto per completismo, il cavolo, Andralink, sei un idiota. Ok, andiamo avanti ora per davvero. Ah, sapete cosa sarebbe bello qui a Giardin Fiorito? Un encounter che è stato eliminato dalle beta di Diamante e Perla. Meglio, c'era nelle beta ma non nelle versioni definitive. Che l'hanno tolto per qualche strana ragione. Lottiamo a volte in questa atmosfera profumata di fiori. Talita, profumina. È bello poi come Game Freak sceglie i nomi perché l'hanno svelato. Loro hanno il libro con i nomi. Lo aprono,
e alla pagina che capita scelgono i nomi. Certo, lo fanno più volte per i vari PNG, però lo fanno, davvero così succede, non è una battuta. Una volta ci stavo scherzando su una chat di Twitch, ma è per davvero fanno così. Cherubi! Cherubi è un altro Pokémon che all'inizio volevo mettere in squadra, ma poi ho detto no, perché Cherrim è ingestibile a livelli alti. Cioè, come fai a mettere Cherrim contro Pokémon forti? Dai, non ce la fai. Volevo appunto mettere... Cherrim sarebbe l'evoluzione di Cherubi. Volevo metterlo perché ce l'aveva Platino su La Grande Avventura. Ma non funziona, non ce la fai. Comunque sia, la mia idea era di farmi la squadra di Platino, Diamante e Perla di Pokémon La Grande Avventura, però non so se la farò veramente a questo punto. Ho in mente ancora... Ah no, aspetta, ma l'uovo l'abbiamo già ricevuto. Ma ho letto che si riceveva a Flamminia. Ma, ascolta, che ne pensi dei Pokémon di tipo coleottero? Perché questa inquadratura... Ma ragazzi, allora, dite quello che volete, però Ilka ha fatto un lavorone. È divertentissimo giocare Pokémon in questa maniera. Texture della lotta bellissime, paesaggio fantastico, curato. È bello. Poi però i personaggi cibi. Ma Pokémon è 20 anni che aveva personaggi cibi fino a Sole e Luna. Di botto ci siamo accorti che non ci piacevano. Dai. Fino a Sole e Luna Pokémon aveva personaggi cibi. Magari non erano sproporzionati come li vediamo qui. Qui davvero proprio si sente proprio che sono cibi in maniera pesante. Perché la testa è più grande, no? Però no, ragazzi, è sempre stato così Pokémon, dai. È inutile negarlo. Tra l'altro mi sta piacendo molto giocare con Shinx. Quindi... mi porto lui. Al 12 impara Cresci Pugno. Oh, vabbè. Allora qui la palestra, la prima palestra te la fai easy con tutti gli starter. Va bene. Quindi penso che Luxray sarà uno dei miei Pokémon finali. Sarebbe Pokémon di Berry o comunque Perla in Pokémon La Grande Avventura. Allora, non è che non voglio sfidare quelle, ma voglio prendere prima la Pokéball che c'è qui. Semitraglia. Va bene. Ottimo. E ora queste due bimbe. Che ne dici, Lea? Diamo una lezioncina a questo allenatore. Le bimbe fanno paura. Lia e Lea. Vostra madre ha una fantasia anche nel vestirvi, E anche nell'assegnarvi Pokémon. Abbiamo due Pachirisu che non possiamo appunto usare tecniche di tipo... piacere, di tipo elettro. E vabbè però, allora, fate apposta. Anasia fa finta di niente. Ma... di punto in bianco, dal 10 in poi non obbedisce più? Sapevo che questo momento sarebbe potuto arrivare. Dovevo stare attento. In realtà sta cosa dei livelli che non obbediscono non si vedeva più da X e Y, se non sbaglio. Non c'era più sta cosa. E allora quelli li metto al box, Nugua e Anasia. Tocca metterli al box, sennò crescono troppo di livello. Quando sarà il momento che prenderò la seconda medaglia, allora riconsidererò l'idea di prenderli in squadra. Ovviamente Pachirisu è irriducibile e deve per forza fare fascino. Non può arrendersi. Acti livello 16. Si evolve. Prima evoluzione per la squadra. Ma no, come può essere? Evolviti, evolviti, bello, evolviti. Anche Shinx! Doppia evoluzione! Yeah! Bello! Rilascia dagli artigli una corrente elettrica talmente intensa da mandare KO il nemico in un colpo solo.
vive in piccoli branchi. Ah, da Pokémon baleno è diventato Pokémon favilla. È alto neanche un metro, poverino. Ma anche Starly! Tutti! Tutti! Pokémon Storm, anche qui. Vola nelle foreste e nei campi in cerca di Pokémon di tipo coleottero. Si muove in grandi gruppi. Bellissima sta cosa. Bello anche lui. Vive da solo, senza fare gruppo con i suoi simili. Pare che ogni esemplare creda di essere più importante. Beh, Pinguino Imperatore, ovvio. Ferrartigli. Facciamo dimenticare una mossa con... Botta. Anche se è normale, ma leviamola. Impara Ferrartigli. A questo punto, ragazzi, mi tocca spostare Anasia e... Nugua nei box fino a che non saranno, fino a che non ho la seconda medaglia. Ci sposto anche Lucky, mi tocca. Lucky a questo punto lo lascio nei box e mi porto Vux dietro. Tra l'altro, arriviamo quindi al Giardin Fiorito e non c'è nessuna cinematic. Prima di curare i Pokémon... Bellissima. Parliamo con questi due signori, moglie e marito? Ah, sembra che tu abbia visitato Kanto con Let's Go. Che ne diresti di portare questo Pokémon un po' a spasso per Sinnoh? E otteniamo Mew. Soprannome di Mew? No. Sarà un fantastico compagno d'avventura, vedrai. Mentre questo signore... Oh... A quanto pare ti è capitato di vedere una Desio Stella. Ho qui un Pokémon che fa proprio a caso tuo, lo vuoi? Hai ottenuto Jirachi. Vuoi dare un soprannome a Jirachi? No. Quindi, auguro a te e ai tuoi Pokémon delle avventure stupende. Parlando con uno di questi due signori, se avete appunto Pokémon Let's Go o Pokémon Spada o Scudo o entrambi, potreste ricevere uno di questi Pokémon. Dovete ricevere uno di questi Pokémon. Quindi mi raccomando, se avete quelle versioni di gioco o almeno una, a Giardin Fiorito sapete cosa fare. Ovviamente Jirachi e Mew... Oh, Mew livello 1. E perché Jirachi livello 5? Ma loro ovviamente se ne vanno nei box, perché non intendo assolutamente portarmeli dietro. L'uovo di Manaphy me lo porto dietro perché voglio che si schiuda, non voglio lasciarlo uovo per sempre. Conosci le Gracidee? Se ne fanno dei bouquet che vengono offerti per esprimere gratitudine. È un'antica tradizione da queste parti. E dammene uno. Non ho capito. Oh, ecco le bacche. Due bacche arancia. Vuoi coglierle? Sì. Oddio, ragazzi. Mi sta prendendo malissimo. Se, voglio fare le bacche. Voglio fare le bacche. Con le bacche ci si fanno i Puffin. I Puffin li vedremo quando sarà tempo. Ci sarà un episodio non solo dedicato ai Puffin, però tra le altre cose in quell'episodio anche i Puffin. Dopo aver piantato una bacca, usa questo annaffiatoio Sprayduck per annaffiarle. Buonissimo, grazie. Ti voglio tanto tanto bene ora. Da un'unica bacca può nascere una pianta che ne produce molte altre. Più bacche verranno piantate, più ne nasceranno. Spero ci aiuterai a riempire il mondo di bacche. Sì, le bacche in base... O meglio, per ogni ciclo di crescita della bacca... germoglio, pianta e fiori... Le annaffi una volta per ogni ciclo e dovrebbero produrre più bacche. O almeno così era nella terza generazione. Ciao, qui faremo bolli in cambio di bacche. Attenzione! Ah, però tre! Tre per dei bolli! Quasi ti forzano a giocare con le bacche per farti prendere i bolli. Ragazzi, io qua mi sa che
mi ci chiudo, ma tanto poi, ovviamente off camera. Adoro questo posto, l'atmosfera ha un kiri speciale. Anche tu sei qui in cerca di conforto dai fiori? Più o meno. Noi siamo il Team Galassia, che ci hanno mandato a fare qui? In mezzo a dei fiori non è proprio il massimo. Smettila di lamentarti, anche questo è lavoro. Anche se a dirla tutta, i Pokémon tipo Coleottero ed Erba mi fanno un certo effetto. A ripensarci, anch'io preferirei essere altrove. Vabbè ragazzi, però dove si va allora? Qui non è che c'è molto altro da fare. Va bene ragazzi, a questo punto l'episodio di oggi termina qui, nel prossimo avremo a che fare col Team Galassia per davvero all'impianto Turbi. Quindi mi raccomando, restate sintonizzati. E per farlo trovate in descrizione il link ad Instagram e Telegram dove pubblico ogni giorno aggiornamenti. Se ancora non siete iscritti fateci un pensierino e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!